Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Eccoci qua per questa prima lezione del corso di comunicazione, media e società, in circostanze particolari come sappiamo. Si aggiunge anche la mia personale condizione, ho un po' di mal di gola, quindi la mia voce non è molto forte e chiara. Spero che si riusciranno a sentire tutte le parole, semmai potrete andare un pochettino indietro col video per riascoltare quello che sembrava non capirsi. Insegno questa materia da tanti anni e da tanti anni le do un taglio particolare come chiunque fa, influenzato anche ovviamente dal proprio percorso di ricerca e dai propri interessi. Infatti questo corso è, diciamo, ha un argomento, potremmo dire, monografico sui mezzi di informazione, in particolare e il potere. Quando parlo di mezzi di informazione non parlo solo dei giornali, delle televisioni, delle radio, parlo del sistema mediatico nel suo complesso, quindi anche della rete, dei social media e così via, che è un sistema sempre più integrato in cui è sempre più difficile isolare un unico mezzo senza tenere conto dei transiti di informazioni tra l'uno e l'altro, tra una piattaforma e l'altra. La mia ricerca si è svolta soprattutto sulla rappresentazione delle minoranze, degli stranieri, della criminalità, della guerra, e da questi argomenti vedrete traggo molti degli esempi che vedremo. È un corso in cui si vedono molti materiali e diversi verranno da questi temi, però non solo. Approfittiamo del fatto dei supporti audiovisivi per poterci esporre, diciamo così, alla materia che presentiamo, di cui trattiamo, e anche se vedrete magari una predominanza di giornali, della carta stampata o dei siti dei giornali per un unico motivo, perché è più facile, più veloce trovarli, più facile farvi vedere un pezzo di telegiornale porta via più tempo e anche per me rintracciarlo porta via più tempo, ne vedremo alcuni, ma non pensiate che questo è un corso dedicato ai giornali, non è affatto così, è un corso dedicato alle informazioni. In particolare, e perché l'informazione? Perché la conoscenza del mondo di cui noi abbiamo bisogno per agire nell'ambiente che ci circonda è mediata, no? Cioè noi abbiamo una conoscenza diretta di un'esperienza, di una molteplici fenomeni e tuttavia il mondo è talmente ampio, complesso, articolato che la maggior parte dei fenomeni ci sono conosciuti solo attraverso la mediazione di, appunto per questo si chiamano mass media, di mezzi di comunicazione di massa. Può essere anche in diretta, uno può non avere la televisione e lo stesso essere influenzato dalla televisione perché nelle proprie conversazioni quotidiane con le amiche, il fidanzato, eccetera, eccetera, entra in contatto con le conoscenze, gli stereotipi, i presupposti, gli argomenti tipici che vengono veicolati dalla televisione. Mi piace, se voi foste in classe con me, vi chiederei cosa usate per informarvi, ma non ve lo posso chiedere. So però, ne parleremo dei dati della G-Con, che malgrado voi siate la generazione dei social media, molti di voi ancora si informano guardando il telegiornale e d'altra parte, se anche vi informate usando i social media, finirete per ricevere informazioni che provengono dalle redazioni delle agenzie di stampa, dei giornali, dei telegiornali, molto facilmente, appunto perché questo sistema è fortemente integrato. È fortemente integrato, ma come dire, i destini delle varie piattaforme non sono gli stessi. Oggi Google è una delle aziende con la capitalizzazione più grande al mondo, se non addirittura una delle prime tre, mi pare. Al contrario, i giornali, la carta stampata, conosce una crisi senza precedenti. Pensate che il giornale forse più vecchio e più noto in Italia, il Corriere della Sera, che è proprio della città di Milano, oggi vende circa 188.000 copie reali al giorno, secondo i dati dell'accertamento di fusione stampa, che sono dati certificati del 2019, 188.000 nel 1995, quindi 25 anni fa, ne vendeva 698.000, cioè quasi quattro volte tanto. Immaginate cosa significhi per
il futuro molto grigio della carta stampata, che non solo diminuisce le copie di vendita, ma ovviamente specularmente diminuisce i propri introiti pubblicitari, che sono la voce più importante nelle entrate di una testata. Quindi parleremo anche un po' di queste cose, ma innanzitutto volevo dirvi che appunto questo corso è dedicato in particolare ai mezzi di informazione perché è attraverso di essi che noi costruiamo la nostra conoscenza del mondo per una parte molto importante. Perché il potere allora? Il potere è, come dire, è invisibile e tuttavia è anche un agente di trasformazione estremamente importante. Potremmo dire, qua riprendo dall'autore di un recente libro sui mezzi di informazione, che il nostro senso di ciò che sta nel mondo è sempre il risultato di una lotta sociale e politica. È sempre un luogo in cui il potere è stato all'opera. Perché dietro alla notizia del telegiornale, dietro il tweet o dietro il post su Facebook che rimanda al sito di una testata giornalistica, stanno delle relazioni sociali, stanno dei rapporti di potere, stanno delle relazioni economiche, stanno delle poste in gioco politiche, in cui il potere è estremamente importante e che finiscono per determinare le rappresentazioni che arrivano ai nostri occhi, alle nostre orecchie. E in questo è estremamente importante. Il centro, diciamo, di questo corso, la relazione tra l'informazione, quindi veicolo del sapere, e il sapere, che è strumento importantissimo posto in gioco del potere. Il concetto di ideologia, che con Marx nell'Ottocento, cattura esattamente questo, cioè la relazione che c'è tra dei rapporti materiali e invece delle rappresentazioni, il mondo simbolico. E queste rappresentazioni si fissano nel linguaggio. In questo vale la pena su questo dire qualcosa, perché il linguaggio potrebbe essere, come dire, secondo un ragionamento di senso comune, considerato come un supporto, un veicolo, un tramite, uno strumento in quanto tale neutrale. E invece non è affatto così. Cioè, il linguaggio è uno strumento di costruzione della realtà. E lo sapevano bene, ad esempio, i sociolinguisti, il saggio di fondazione della sociolinguistica, si può dire moderna, di Austin, si intitolava proprio Come fare le cose con le parole, perché le parole hanno un, come dire, effetto pragmatico, cioè sono a tutti gli effetti, anche se in gradi diversi, delle azioni sociali. Non solo quando il prete dice vi dichiaro marito e moglie e lega due persone da un contratto che avrà una serie di conseguenze positive o negative nella loro vita, ma più in generale il linguaggio, gli atti linguistici, che non sono tutte le parole, ma non solo gli atti linguistici, hanno un'efficacia performativa. Quindi non si limitano a indicare la realtà, ma in una certa misura la trasformano. Quindi se Austin si chiedeva come fare le cose con le parole, e quindi come costruire in un certo senso routine, istituzioni alla fine, processi di istituzionalizzazione, non è un caso che Foucault invece si chiedesse come, scusate che non mi funziona la transizione, ecco, come disfare le cose fatte con le parole, perché il cambiamento sociale ha bisogno di intervenire esattamente sul linguaggio che tende a ingabbiare, a scatolare le relazioni sociali, i rapporti di potere esistenti, e per trasformare la società è necessario trasformare il linguaggio. Sapeva bene Gramsci che parlava proprio di una filosofia della prassi, della necessità di cambiare il senso comune come azione rivoluzionaria, lo sapevano bene i nazisti che inventarono una neolingua ben studiata in un importante libro. Che in questo momento, di cui in questo momento non ricordo il nome, ma ve lo dirò tra poco. Sì, lo diceva Viktor Klemperer, che con la sua acronimo LTI, la lingua del Terzo Reich, aveva
spiegato come i nazisti inventarono tutta una serie di parole, di forme linguistiche che servivano ad affermare, a rendere più granitico il proprio potere. Lo sapeva anche Orwell, ovviamente, quando scriveva 1984. Dunque, quindi, le cose fatte con le parole si fissano in un certo modo e si oggettivano attraverso il linguaggio, ci si impongono con la stessa evidenza della natura e ci spingono ad agire conformemente a quella realtà. È per questo che tutti gli attori sociali, tanto più sono implicati in relazioni di potere, tanto più, il che non è evitabile, cioè qualsiasi relazione è anche una relazione di potere, ma tanto più, diciamo, la posta in gioco si ingrandisce, tanto più stanno molto attenti alle parole da usare. Abbiamo un esempio, uno dei più eclatanti, uno più importante forse, ma il più recente di sicuro, proprio sul nostro caro virus Covid-19. Nel cambiamento drammatico delle rappresentazioni mediatiche dell'epidemia da un giorno all'altro. Proviamo a vederlo insieme, in un primo momento. Mi spiace, le diapositive sono un po' sfocate qua perché le risorse per trovare le prime pagine dei giornali non sono il massimo in Italia. Vedete dei titoli piuttosto sensazionalistici, si direbbe. La Repubblica, il 22 febbraio, virus, il nord nella paura, l'emergenza. Virus, il contagio spaventa l'Italia, siamo sempre in quei giorni. Italia infetta, scrive il giornale. Esplode il contagio. Contagio e morte, il morbo è tra noi, neanche fosse alien. Virus Nord Italia in stato d'assedio, parole sempre più forti. La grande paura. Nord come in guerra, coprifuoco, fino all'ineffabile libro che ci dice prove tecniche di strage. È chiaro che una volta rappresentata in questo modo, la realtà ci spinge ad agire e abbiamo visto tutte le scene dei supermercati praticamente svaligiati dalle persone spaventate per una rappresentazione così emergenziale dello stato d'assedio, del coprifuoco, non potremo uscire di casa nessuno di noi, eccetera, eccetera. E uno potrebbe dire, beh sì, perché l'epidemia è pericolosa, era giusto segnalare al pubblico quanto era pericolosa. È giusto, se vogliamo, anche se il segnalare quanto, no, è sempre una questione poi di scelte sui gradi da utilizzare e la stampa italiana si è distinta per esagerazione in questo senso, ma soprattutto questo ci salta all'occhio perché noi capiamo le strategie simboliche soprattutto attraverso l'analisi comparativa, quando gli stessi giornali, pochi giorni dopo, pochissimi giorni dopo, cambiavano completamente linea. Virus, ora si esagera, diamoci tutti una calmata. La stessa testata che aveva scritto prove tecniche di strage, libero di nuovo, la normalità è vicina, il virus ci ha stufati, si torni a vivere. O basta, non se ne può più, smettiamola col terrorismo. Ma anche altre testate meno, diciamo, eccessive nella loro espressione, più guariti, virus mutato in Italia, pazienti migliorati, isolato Conte, il nord riparte, basta con la psicosi, dice la destra che ovviamente deve attaccare il governo. Roma, aripigliate, perché poi a Roma a volte si cade un po' nel becero. Morti di coronavirus in Italia, zero, ci dice il resto del Carlino. Come vediamo, 3 o 4 giorni dopo, quando l'epidemia era ancora più allargata, quando più persone morivano, quando più persone erano costrette a stare in casa, quando le università chiudevano, eccetera, eccetera, i giornali improvvisamente scoprono che insomma non è tutto un'emergenza. Come mai questo cambio di rappresentazione? Sono stati i media a deciderlo, è stato il governo, sono state le istituzioni locali, sono stati gli imprenditori. Non è facile dirlo, sicuramente hanno pesato di molto i timori per le ricadute economiche. Pensate che la borsa di Milano ha perso in una settimana più del 10% del suo valore e che hanno fatto capovolgere questa rappresentazione proprio di 180 gradi. Allora, vediamo come tra i rapporti materiali, gli interessi economici, i propri fini,
abbiamo visto una differenza tra le testate di destra e quelle di non di destra, diciamo così. E questa rappresentazione determina delle rappresentazioni e quanto queste rappresentazioni producano delle conseguenze. Volendolo concettualizzare, potremmo dire che il rapporto tra informazione e potere si potrebbe impostare come un problema della rappresentazione, delle sue condizioni di possibilità e degli effetti che sortisce. Cosa intendo dire? Intendo dire che abbiamo, immaginiamocela nel centro, una rappresentazione della realtà veicolata dai media. Questa rappresentazione è il frutto di una serie di pratiche, di rapporti sociali, economici, politici, di potere, ma anche di risorse, di possibilità, di circostanze, e produce, questo a monte, quindi prima della rappresentazione, e a valle produce degli effetti sul pubblico. Questi effetti sono sostanzialmente, quindi gli effetti di queste condizioni di produzione e condizioni di consumo, sono degli effetti sui significati privilegiati in una data società, nel pubblico potremmo dire, che vengono attribuiti alla realtà stessa. Cioè noi percepiamo, interpretiamo la realtà non nell'unico modo possibile, ma in un modo particolare. Questo modo è, in una certa misura, sempre da indagare, naturalmente, determinato dal modo in cui le rappresentazioni hanno messo in forma questa realtà. Se vogliamo sbrogliare, per così dire, analiticamente questa problematica, cosa sempre opportuna quando cerchiamo di comprendere un fenomeno, di studiarlo, potremmo dire che la questione di come certe condizioni di produzione e di consumo delle informazioni portino a dei significati privilegiati può essere indagata studiando cosa, quali oggetti, intendo quindi anche processi, fenomeni, relazioni, significati sono rappresentati, perché i media non rappresentano tutta la realtà, ne rappresentano una parte, la mettono in certe relazioni significative, le dispongono. I vari fenomeni entro certe relazioni significative e le interpretano. Come, con quale linguaggio, con quali cornici e categorie danno senso alla realtà? Perché ovviamente le cornici, le categorie delimitano e orientano il significato realtà stessa. Chi, quali voci hanno accesso alla sfera pubblica e quali invece ne sono escluse? Nelle democrazie si diceva un uomo un voto, adesso si dovrebbe dire una cittadina, un cittadino un voto, ma nei media questo principio non vale, cioè non tutti hanno lo stesso diritto di parola, non tutti noi possiamo esprimerci al telegiornale. Quali sono i confini tra ciò che è appropriato e ciò che è rappresentato come inappropriato, ciò che appare legittimo e ciò che appare illegittimo? Come diceva Foucault, il discorso è sempre anche un campo di esclusione, che etichettano, bollano come illegittimi certi comportamenti o certe opinioni. E noi sappiamo, anzi voi sapete bene, perché l'avete sicuramente studiato in questi 3 anni, che il potere più efficace è l'autorità, ci diceva Weber, no? Cioè quel comando che viene ritenuto da chi vi è sottoposto come legittimo e che quindi si, diciamo, sottomette al comando prendendolo come massima del proprio agire. Dunque il potere legittimo, l'autorità, ha bisogno di legittimare, è un truismo ovviamente, le proprie, come dire, priorità, e questo viene fatto anche, potremmo dire, soprattutto attraverso i media. Dovremmo chiederci quali processi sociali, politici, produttivi sono responsabili di queste rappresentazioni. Quello che io, su cui insisterò tantissimo in questo corso, è che non possiamo comprendere ciò che succede se non usando un approccio multilivello, cioè dai grandi sistemi dell'economia politica, dei media, gli assetti proprietari, le concentrazioni, chi possiede, quali sono i padroni del vapore, ai più piccoli progetti, le relazioni interpersonali tra i giornalisti e le loro fonti,
tra le agenzie di stampa e le loro fonti, il linguaggio, cosa succede dentro una redazione, sono tutti processi estremamente importanti per capire come mai le notizie assumono una certa forma. Sullo sfondo un fattore molto importante, cioè la natura industriale di massa dei media, che fa sì che essi devono utilizzare certe routine che danno una particolare forma alla realtà che viene rappresentata. E infine, ovviamente, una domanda, con quali effetti sul pubblico? Questa è una questione cruciale, anche se piuttosto difficile da indagare, anzi molto difficile, ci tornerò su questo. Noi diremo alcune cose, però non potremmo in effetti trattarle in modo approfondito come meriterebbe probabilmente. Però rimaniamo, diciamo, con questo messaggio che le comunicazioni di massa sono il più importante sistema di produzione e distribuzione di significati nelle società contemporanee. Quindi dei materiali dai quali noi partiamo per orientarci e agire nel mondo. Quindi svolgono una funzione fondamentale nella costruzione del senso comune e nella riproduzione della società.